Siamo in diretta, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemie, giovedì 5 maggio, i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola, che siamo pronti ad analizzare, ad approfondire, sono tante le notizie. Iniziamo con la prima pagina del quotidiano, entriamo nel vivo della puntata di oggi per poi analizzare i temi all'interno. Il CSM si spacca e dice no a Gratteri, Melillo, procuratore nazionale antimafia, il dibattito e il voto a maggioranza del plenum, il capo della DDA di Catanzaro non commenta. Sembrava in poll per titoli e attitudini, a sorpresa viene scelto al primo turno l'ex capo di gabinetto di Orlando, reazioni e polemiche, l'approfondimento tra poco all'interno. Andiamo avanti, l'omicidio di qualche giorno fa a Corigliano Rossano, proseguono le indagini, Aquino inseguito dal killer e colpito da 4 proiettili, Corigliano Rossano sconvolta per l'escalation criminale. I temi della sanità, fine 2020 23 per il nuovo ospedale della Sibarite ed poi Vertenza Calabria, l'appello dei sindacati e il ruolo minore della politica. Continuiamo per quanto riguarda le altre notizie, le varie province, a iniziare da Cosenza, Partito Democratico al voto, Tursi, basta scelte calate dall'alto, dice, poi Catanzaro, turismo e territorio, una svolta è necessaria. Andiamo a Reggio, Consiglio Comunale tra intoccabili e granne ritorna, Vibo, aggressioni in ospedale, l'ASP cerca contromisure, Crotone, antica Croton, troppo pochi fondi per gli espropri, Cassazione per l'avvocato e fratello del boss, è tutto da rifare, vedete qui Domenico, grande Aracri, poi si parla di turismo, nuovi fondi per sbloccare tre porti, Consiglio regionale, una nuova legge per stabilizzare i precari. E poi la guerra in Ucraina, ci occuperemo come al solito all'interno, violenti combattimenti nell'acciaieria mentre Mosca si prepara alla grande parata. Un elicottero viola lo spazio aereo della Finlandia, la Russia critica il Papa per i toni contro Kirill. Andiamo direttamente a Gazzetta del Sud per proseguire ancora con i temi di prima pagina dei quotidiani calabresi di oggi, assalto finale, pioggia di fuoco su Azovstal, il veto dell'Ungheria sull'embargo al petrolio fa slittare il nuovo pacchetto di sanzioni. I russi entrano nell'acciaieria, bunker e bombardate a ripetizione, poi Mosca annuncia una tregua per evacuare i civili, missili su tutta l'Ucraina. Tre notizie nel taglio alto, ci occupiamo subito di slot machine, la proroga arriva ma solo per 6 mesi, Calabria, sanatoria approvata in consiglio. A Montebello, andiamo nell'area grecanica, centenari da record, indimenticabile festa per i 75 anni d'amore, vedete qui Grazia Maria Foti e Leonardo Pedà festeggiati, lei 100 e lui 101 anni. La prefettura tende di conoscere i tempi, Reggio Comune, i ritardi nel bilancio provocano polemiche tra i partiti, ma il sindaco blinda l'assessore. Subito la fotonotizia di centropagina, il Cremlino attacca anche il Papa, toni sbagliati con Kirill, nessun accordo, poi un incontro Bergoglio-Putin, il patriarca nel mirino dell'Unione Europea. Reggio Calabria, emergenza idrica, Vito inferiore da un mese senza acqua potabile. A Villa San Giovanni, Micari e Caminiti, i nomi di Forza Italia per la candidatura, Villa si prepara al voto. A Taurianova, furbetti del reddito di cittadinanza, ci sono 23 denunciati da parte dei carabinieri. A Siderno si parla della raccolta differenziata, partenza in salita per il nuovo servizio. E poi vedete Gratteri, non c'è la fame, Lillo, procuratore antimafia nazionale, la nomina passa a maggioranza, sconfitto il magistrato calabrese. Molto critico Di Matteo, che sostenevano, e Ardita, che sostenevano il capo del PM di Catanzaro. Qui avversari, vedete Nicola Gratteri, sconfitto per 13 preferenze a 7 da Giovanni Melillo, nominato come successore di Federico Cafiero De Rao, da un CSM ancora comunque diviso. Il nostro portale con le ultimissime www.telemia.it, il nostro sito, vediamo subito l'apertura per quanto riguarda naturalmente le notizie più importanti della giornata e anche le ultime ore, all'Ocri e Siderno finanziata. Attendiamo un attimo l'apertura di questa notizia, come dicevamo, all'Ocri e Siderno finanziata, vedete, con un ottimo finanziamento dalla città metropolitana, dunque è un finanziamento importante e qui vedete il sindaco della città Giovanni Calabrese insieme al sindaco di Siderno Maria Teresa Fragomeni.
Per quanto riguarda invece le altre notizie, il porto di Roccella Ionica verrà disabbiato, la giunta regionale approva la delibera di alcuni porti calabrese. Poi Covid, il bollettino delle 17 di ieri, 1594 nuovi contagi e ci sono 5 decessi in queste ultime ore. A Martone, notizia riportata anche dai quotidiani, denunciati per aver eretto un muro abusivo a ridosso di un antico lavatoio in area soggetta a vincolo. Qui la notizia e la foto. Indebita percezione del reddito di cittadinanza, lo dicevamo prima, denunciate dai carabinieri 23 persone, circa 150.000 euro contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie per quanto riguardava la pagina del nostro portale, l'apertura che noi terremo naturalmente sempre aperta per qualche aggiornamento dell'ultima ora. Calabria.live, in rosso il titolo di apertura per quanto riguarda il giornale più diffuso e autorevole quotidiano web digitale dei calabresi nel mondo, il sogno progetto Grande Catanzaro per dare ruolo al capoluogo regionale. C'è ancora confusione e disagio tra gli elettori che il 12 giugno dovranno scegliere il nuovo sindaco, manca un progetto unitario sia a destra che a sinistra che rilanci la città. Naturalmente Catanzaro è la città più importante dove si vota il prossimo 12 di giugno. Poi avvia al Reggio il 16° Salone dell'Orientamento. Ancora il Presidente Occhiuto ha informato il Consiglio regionale. Vedete, grande impegno della Regione e delle parti sociali per far decollare la vertenza Calabria nel governo Draghi. Abbiamo completato con queste notizie per quanto riguardava l'apertura anche di Calabria.live. È tempo di approfondimenti, è tempo di analizzare l'interno. Si inizia quest'oggi con Gazzetta. Diamo uno sguardo subito alla guerra in Ucraina per poi soffermarci sui temi tutti calabresi. Lo dicevamo in apertura, i soldati russi rompono nell'Azovstal aperto una breccia nel perimetro dell'acciaieria di Mariupol, dove resistono ancora 2.000 combattenti e 300 civili. Mosca promette un corridoio umanitario mentre missili piovono su molte città ucraine. Qui vedete Mariupol e i russi nel perimetro dell'acciaieria. La resa è questione di ore. Intanto Lyman ora è accerchiata, l'armata sta avanzando, il piccolo centro del Donbass è isolato. La Bielorussia promuove esercitazioni militari precedute da un colloquio. Vedete il ministro della difesa di Minsk, non ci sono pericoli per l'Europa. E ancora al lavoro nei campi di mais e girasole con l'incubo delle mine, mezzi agricoli distrutti dagli invasori, senza carburante e fertilizzante, semina e raccolti sono a rischio. Il conflitto ha messo in ginocchio l'economia del granaio d'Europa. Continuiamo perché ci occupiamo ancora di guerra, la pagina 3, Orban blocca l'embargo sul petrolio, anche la Slovacchia alza muri, Repubblica Ceca, Bulgaria e Grecia avanzano richieste. La Commissione Unione Europea trasmette ai 27 Stati membri il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma è stallo. E poi privarsi del gas di Mosca, servono 2 anni e mezzo la Germania, non possiamo danneggiarci, a pagare dazio sarebbero l'industria e alcuni comparti strategici. Zar e Patriarca contro Francesco che va avanti, le dichiarazioni del Papa Kirill, chierichetto del Cremlino indispongono Chiesa Ortodossa e Mosca. Non ci sarà un incontro tra il pontefice e il leader russo. Vedete qui profonde divisioni Papa Francesco con il Patriarca di Mosca Kirill. E intanto il Vescovo di Leopoli, Putin vuole tutta l'Ucraina, ex segretario di Giovanni Paolo II. Lasciamo la guerra in Ucraina, gli altri fatti della giornata attraverso Gazzetta del Sud di oggi, riapriamo l'edizione di questo 5 di maggio per quanto riguarda naturalmente Gazzetta, vediamo se abbiamo subito ancora l'interno, lasciando la guerra come dicevamo in Ucraina per occuparci di temi adesso che riguardano naturalmente ancora il Gazzetta, ma con l'attualità e la notizia che abbiamo anticipato per quanto riguarda la nomina che passa a maggioranza, vedete, e Melillo, il procuratore antimafia, Gratteri sconfitto per 13 voti a 7. Critici Di Matteo e Ardita che sostenevano il capo dei PM di Catanzaro. Qui Giovanni Melillo, il 61enne, proviene dalla procura di Napoli, Nicola Gratteri, capo PM di Catanzaro. La nomina passa dunque a maggioranza e il 16 le toghe scioperano contro la riforma della giustizia.
Andiamo avanti nelle varie sotto. Gravissimo, il figlio maggiore uccide a martellate moglie e figlia, arrestato un 57enne. Invece ancora 3 morti, un altro giorno nero per il lavoro, quello di ieri, la vittima nel Salento, in Romagna e nel Vicentino. Proprio oggi a Lecce la firma di un protocollo d'intesa per la sicurezza. Allarmante crescita della pedopornografia online, nel 2021 registrato il più 47% dei casi, pubblicata una guida per i genitori. Dossier, vedete, per quanto riguarda la news, polizia postale che si sofferma sull'aumento degli episodi di adescamento. Il delitto di Frosinone, strangolata e accoltellata, confessa l'ex fidanzato. Noi proseguiamo ancora con Gazzetta, sempre l'interno, per quelle che sono le notizie ancora della giornata di oggi attraverso Gazzetta del Sud. Vediamo, problema molto probabilmente nello scarico del giornale quest'oggi per quanto riguarda Gazzetta, come vedete nell'apertura soprattutto delle pagine all'interno. Ci riproviamo ancora andando ad ospitare adesso le notizie di pagina 6. Mascherine al lavoro fino a giugno, le aziende private scelgono la cautela, sarà mantenuto il protocollo di aprile 2021, nuova verifica prima dell'estate, l'intesa raggiunta tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro. Qui vedete la pandemia comunque non è finita, i casi ci sono, i decessi anche. Smaltito l'effetto Pasqua, i ricoveri cominciano comunque a calare. Sono queste le notizie secondo l'ultima rilevazione degli ospedali Sentinella, 5,7% in 7 giorni. Preoccupa il 20% dei pazienti Novax nelle rianimazioni. Inflazione, la Fed alza i tassi di mezzo punto e poi il Partito Democratico ripresenta il DDL Zan al Senato. Vediamo le altre notizie di Gazzetta per quanto riguarda naturalmente lo sport prima, poi ci soffermeremo all'interno delle pagine regionali calabre. Real Madrid, incredibile ribaltone, ha vinto 3-1 il Real di Ancelotti e poi il campionato di Serie A. Milan con la carica dei tifosi, l'Inter non molla di un metro e la sfida ormai scudetto. La Salernitana ci crede, oggi recupero col Venezia per questa rincorsa per una possibile salvezza. La Regina è pronta all'ultima curva, vedete, con l'annunciato esordio di Tommaso Aglietti saranno 35 i giocatori impiegati. Il campionato si chiuderà domani sera con la trasferta di Brescia per la Regina di Roberto Stellone. Crotone, previste tante novità contro il Parma, un Crotone già retrocesso e poi le altre calabresi, tra cui il Cosenza che pensa naturalmente a lottare per cercare di trovare naturalmente un altro risultato positivo. Domani un successo sarebbe fondamentale per la squadra calabrese. Adesso il calcio giocato, prima dei temi calabresi. Pelle regala il derby al San Luca, rende KO al Lorenzon, successo dei regini che trovano i 3 punti in pieno recupero e chiudono il discorso salvezza. Dunque ottimo, dunque, questa vittoria del San Luca che raggiunge la meritata salvezza nel campionato di Serie B. Vedete qui il portiere Scuffi esulta con mister Canonico dopo il blitz del Lorenzon, 2-1 è finita la sfida. E ancora qualche altra notizia: la Mezza si ferma da Cireale, Cittanova piega il portici, basta il lampo di Savasta per questo 1-0. Domenica sarà giornata di play-out e play-off per tante formazioni del calcio dilettantistico. Adesso ci occupiamo di pagine regionali Calabria. Slot machine, la sanatoria è a metà, la proroga c'è ma solo per 6 mesi. La legge approvata in consiglio con i voti della maggioranza di centrodestra. Futuro meno incerto per oltre 600 precari del bacino legge 15, c'è l'ok al provvedimento che porterà comunque alla loro stabilizzazione. Centrodestra compatto, qui vedete la seduta del Consiglio regionale della Calabria, la maggioranza non ha fatto registrare defezioni sulle due proposte di legge più attese dell'ultima seduta del Consiglio regionale che si è tenuto a Palazzo Campanella a Reggio. Ancora inapplicate le prescrizioni inserite nel testo varato nel 2018 e finalizzato al contrasto dei fenomeni mafiosi. A fianco l'avvertenza Calabria, a tenere banco soddisfa i sindacati, c'è un salto di qualità, una piattaforma per lo sviluppo. CGIL e CISL e GUIL in coro, ora ci aspettiamo risposte da parte del governo. Nell'allegato al DEF sulle infrastrutture va specificato bene che la statale 106 deve essere completata. Nuovi sostegni alla realtà sportive dilettantistiche, la regione vara un altro bando, a disposizione risorse per oltre 1,5 milioni. Qui vedete contributo a fondo perduto e
indirizzato alle formazioni sportive dilettantistiche. Giussi Princi in foto, dunque, questi nuovi sostegni a queste che sono le realtà sportive dilettantistiche. Rimborsi fermi al palo, un'industria alza la voce, le strutture sanitarie in grave crisi. Continuiamo, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata, ancora pagine regionali Calabria, per poi soffermarci su quelli che sono i temi di Tirrenica e Ghioni, che inseguito e ucciso con 7 colpi. Il fatto di sangue di queste ultime ore avvenuto a Corigliano Rossano, la dinamica dell'agguato costato la vita a Pasquale Aquino di 57 anni. Il sicario aspettava la vittima sotto casa. L'ultima pallottola sparata alla testa, sullo sfondo la gestione della lucrosa vendita di stupefacenti nella città ionica. Le indagini intanto dei carabinieri, acquisite le immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza e sentiti molti testimoni su questo fatto di sangue. Vaccinazioni in Calabria, 2 bimbi su 3 sono coperti, rallenta comunque il Covid, ma anche le vaccinazioni. Poi a Tropea i colori della cipolla rossa nell'arte del maestro affidato, l'opera presentata a Tropea. L'orafo crotonese, questi momenti contribuiscono a spingere l'economia. Leonardo e Grazia, un secolo d'amore sublimato da 75 anni di matrimonio da Montebello ad Esio. 101 anni lui, 100 lei, lo dicevamo. In prima pagina vedete la notizia all'interno. Da sempre uno sostiene l'altra, un traguardo possibile solo con l'aiuto di Dio. Dicono una vita insieme, vedete Grazia Maria Foti e Leonardo Pedà di Montebello Ionico. E qui vedete invece l'altra foto che riguarda le vaccinazioni dei 5 agli 11 anni. In Calabria c'è stata una massiccia adesione. Continuiamo adesso con Gazzetta, lasciando le pagine regionali, la pagina di Reggio come al solito, e subito parliamo di bilancio. La Giunta adesso accelera. A Reggio Calabria il Comune ha definito tutti gli adempimenti che sono stati già trasmessi ai revisori. Obiettivo: chiudere entro sabato. La Prefettura attende di conoscere i tempi, già sforati, per l'approvazione del rendiconto. Brunetti gela la richiesta di dimissioni del centrodestra, l'assessore Calabrò resta invece al suo posto. Vedete qui uniti il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti insieme all'assessore al bilancio Irene Calabrò. No al controllore degli atti consigliari, l'approfondimento, e poi la minoranza vuole chiarezza sui conti. Ieri l'incontro con Campolo per avere lumi sulle procedure. I consiglieri, ennesimo episodio di mala gestione con possibili gravi conseguenze. La politica rompe il silenzio, la Mediterranea è un'eccellenza, la discussione aperta della consigliera Marcianò, poi gli interventi e la necessità di tutelare l'immagine dell'Ateneo. Ogni studente che decide di non iscriversi qui è una perdita per il territorio. Vedo debutto per Angela Marcianò e tornata in consiglio comunale, qui il rettore Felice Costabile, fresco di nomina alla Mediterranea. Già in agenda il primo incontro tra il sindaco e il rettore Costabile per riprendere le fila di una collaborazione. Ci soffermiamo ancora sui temi della pagina di Reggio. Comune e Regione a confronto sui trasporti, l'assessore Battaglia incontra Occhiuto il presidente. Invece ecco il progetto sostenibile Smart che ha conquistato 118 milioni. La città metropolitana passa in rassegna i punti chiave di Espromonte in città. Il percorso di 28 opere finanziato attraverso le risorse del PNRR, costruite in collaborazione con i 97 comuni del territorio. Versace è la vittoria di tutti, per la prima volta ci sono attività che registrano la sinergia di tutti. Sviluppo e sicurezza in mare, sinergia Palazzo San Giorgio, visita dei vertici della Guardia Costiera. Ancora aria dello stretto diventa green e svetta in classifica. Lo studio del Ministero che vede Reggio e Messina al terzo e al quarto posto. Lasciamo i temi della città di Reggio e adesso ci andiamo subito ad occupare delle notizie che arrivano subito dalla Tirrenica prima, dalla Ionica subito dopo per la parte finale di prima parte. Subito il voto a Villa, si vota naturalmente il 12 di giugno, Forza Italia tra Micari e Caminiti, difficile la scelta unitaria. Verso le elezioni dunque a Villa, il primo è stato assessore con l'ex sindaco Lavalle, mentre l'altro è nel gruppo di Siclari. Micari è vicino all'ex primo cittadino Lavalle, appena rientrato intanto nel centrodestra. Vedete Lorenzo Micari
qui è stato uno dei più votati con 800 preferenze nel 2015, è Pietro Camminiti, uno dei consiglieri più vicini al sindaco sospeso Siclari. Il Consiglio federale della FC a Palmi nel giorno del giro, il 12 maggio alle 15.30 nella sala consigliare del comune. La Corsa Rosa torna in città dopo 40 anni. Qui vedete i componenti del Consiglio federale della Federazione Ciclistica Italiana. Le brevi da Laureana di Borrello, sabato il ventennale della sezione Avis. A San Ferdinando, convocato per oggi il Consiglio Comunale, sempre a San Ferdinando, cerimonia per il restauro della statua di Nunziante. Verso le elezioni a Bagnare, il dilemma del PD in lista con Romeo o Pistolesi? E questo un po' il punto di domanda. Non ti pago, Edoardo, alla Casa della Cultura. In scena la compagnia Great Talent, spettacolo per le scuole e due repliche per il classico capolavoro di De Filippo. Pagina 29, dalla Piana, reddito di cittadinanza, denunciate 23 persone, lo dicevamo già prima, Taurianova, Cittanova, Polistene e Geffone. Percepiti indebitamente sussidi per 150.000 euro, vedete qui le indagini, sono state condotte dal gruppo Carabinieri di Taurianova. Postazioni wifi gratis in paese a Trepitò, in quel di Molocchio, a fianco inceneritore, mozione contro il raddoppio presentata da Polistena Futura. Si parla di migliorare l'impianto, avverto la cosa come un ricatto. Qui vedete Francesco Pisano, capogruppo di Polistena Futura al comune. Altanum, condanne confermate alla giudiziaria, regge in appello il processo alla cosca Facchineri di Cittanova. L'indagine aveva fatto luce sugli interessi del clan nella Piana e in Valle d'Aosta. Nel fotino Giuseppe Facchineri di Cittanova, condannato in appello a 16 anni di carcere. Per un mese l'unità mobile odontoiatrica della Croce Rossa Taurianova, invece domani a Polistena, trattato di economia sul palco dell'auditorium. Lo spettacolo chiuderà la stagione teatrale Sensi dell'Accademia Dracma. Mariani incontra i Fischietti, l'arbitro internazionale ospite della sezione di Taurianova. Tra gli spunti del dibattito anche la corretta gestione della tecnologia VAR. Vedete Adriano Polifrone, il sindaco Biasi e Maurizio Mariani che è in questa foto. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo della pagina conclusiva della Tirrenica per poi soffermarci sulla Ionica. Andiamo a Gioia Tauro, fuoco incrociato su Agostinelli, vedete Porto di Gioia dopo l'attacco del presidente dell'ADSP alla Filtri CGL. Lettera dei dipendenti, fa specie che prenda le difese dell'azienda dopo 20 anni di soprussi della Sework. Vedete Porto di Gioia Tauro, una protesta dei lavoratori. Secondo i lavoratori iscritti al sindacato, l'accordo saltato prevedeva persino la reperibilità continua. A Rosarno, via Pitagora, le famiglie si rivolgono alla regione, i problemi degli sfollati al centro dell'incontro di ieri al municipio. Rigenero Nova, domenica senza rifiuti, giornata ecologica nella frazione di San Ferdinando. L'iniziativa è patrocinata da Mediterranea con l'associazione volontaria. Gioia Tauro, opportunità con i fondi del PNRR, commercialista a confronto. E poi la marinerie gioiese festeggia San Francesco, il patrono della gente di mare. Cerimonia organizzata dalla capitaneria di Porto alla presenza delle autorità. Vendono un'auto e scompaiono, denunciati due truffatori di Gioia Tauro. L'acquirente aveva già versato un acconto di diverse migliaia di euro. Vedete qui hanno indagato gli agenti del commissariato sull'episodio. Siamo già alla Ionica, a Montebello, l'attenzione della Lega sul porto di Saline, colloquio dell'assessore regionale Minasi con il viceministro Morelli. Qui vedete Tilde Minasi, esponente calabrese della Lega. E poi ancora il WWF a Montebello, censimento e vigilanza degli uccelli migratori, polemica al vetriolo sul caso del castello. Insorge il gruppo Insieme Si Può per Condofuri. Chi pagherà le spese del progetto già presentato? E questo il punto di domanda. Tra vandalismo e furti, Montebello vive, denuncia l'abbandono tagliato di netto un albero simbolo della rinascita del borgo. È importante investire per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali. A Bovalino Comunale in 6 siglano la frattura con il movimento Siamo Bovalino, inizialmente sostenitori della candidatura a sindaco di Serranò. Il limite del politicamente tollerabile superato nell'incontro del 1° di maggio. Al gruppo è stata data la possibilità di partecipare alla lista con una candidata, Sandra Polimeno.
che tra l'altro appare in questo fotino. Continuiamo, siamo già alla Ionica, la parte finale, per occuparci subito di Locri. Focus nella sala consigliare sulla riforma del terzo settore. Anche a Locri si fa parte attiva negli incontri promossi dal CSM. Si punta a far comprendere meglio gli aspetti innovativi introdotti, così da poter meglio orientare scelte e operatività. L'assessore Bumbaca sollecita tutti gli interessati a vario titolo a partecipare all'incontro di mercoledì 11 di maggio. Locri, ancora, l'Oliveti partecipa alla notte dei licei. I 328 classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza. Vedete qui Oliveti Panetta, la sede dello storico liceo classico di Locri. La flora di pregio negli scatti amatoriali a cura del fotoclub di Bivongi, scrive Ugo Franco, le specie di orchidee spontanee sono presenti quest'anno come non mai. Invece a Martone, lo avevamo detto anche attraverso il nostro portale, in tre denunciati dai carabinieri, muro abusivo a ridosso di un antico lavatoio in area soggetta a vincolo storico. L'opera delimitava un'abitazione accanto alle vecchie fontane. Qui vedete uno dei piccoli centri della Vallata del Torbido, una panoramica di Martone. Pagina 33, assegnato a 10 cittadini il premio Civiltà e Lavoro. La storica manifestazione ripresa a Siderno dopo i 2 anni di stop a causa della pandemia. Nato nel 2005 da un'idea dell'allora presidente della Proloco, Aldo De Leo. Qui la foto di gruppi premiati 2022 insieme con la sindaca Maria Teresa Fragomeni. Roccella, incontro frammenti di storie e solidarietà a Siderno. Il parco mezzi incompleto penalizza la raccolta e gestione dei rifiuti a Siderno. La Tecnio al lavoro appena da lunedì scorso. Ancora a Siderno, aspetta il grande volley martedì prossimo le finali del campionato regionale. Importante sinergia tra i vertici FIBAV provinciale, regionale e il comune. Il centro storico ospiterà il Gioiosa Beer Village, la kermesse prevista in agosto in quel di Gioiosa. Invece a Caologna, solidarietà, tornano i voucher per chi ha bisogno. Un nuovo bando è stato pubblicato dal municipio e qui vedete Elisa Cannizzaro, è la consigliera delegata alle politiche sociali per quanto riguarda il comune di Caologna. Abbiamo completato la prima parte con Gazzetta del Sud e con tutti i fatti della giornata. Apriamo la seconda, in sintesi, la guerra in Ucraina, po' tutti i temi calabresi, tra cui quelli del territorio, il conflitto che prosegue nell'acciaieria, si combatte ferocemente, la guerra sarà ancora lunga purtroppo. Il Cremlino prepara i festeggiamenti del 9 maggio, elicottero viola lo spazio aereo finlandese e poi Zelensky responsabile quanto Putin, Lula contro il presidente ucraino, non ha negoziato abbastanza. Mosca critica il Papa per i toni contro Kirill, il premier giapponese da Bergoglio, uniti contro il nucleare. E qui vedete Papa Bergoglio, ricevuto ieri in Vaticano, il primo ministro giapponese. E poi l'approfondimento, minacce dalla TV russa all'Occidente con Poseidon, tsunami radioattivo a Londra. E ancora il Sarmat, il missile russo che vanta la gittata più lunga al mondo. Il messaggio della band ucraina Eurovisioni, un nostro membro adesso è in guerra e sta difendendo Kiev. Continuiamo sempre con il quotidiano, lasciamo però la guerra in Ucraina, proseguiamo con quelli che sono gli altri fatti della giornata di oggi, sempre all'interno temi tutti calabresi per poi soffermarci sulle varie province. Fino al 30 giugno obbligo di mascherina per i lavoratori, plaudono le parti sociali, lotta al Covid-19, qui un lavoratore vedete con la mascherina. Vertice al Ministero del Lavoro coi sindacati, confermato il protocollo del 6 aprile scorso. E poi inizia una nuova fase, vediamo, costa fiducia agli italiani. Poi il bollettino per quanto riguarda la pandemia, positività al 14%, però ieri altri 47.039 contagi, sempre alti comunque, anche se rispetto a qualche giorno fa si sono abbassati i casi di positività al Covid. Il punto, bene la proroga del protocollo, ma ora servono chiarimenti confesercenti sull'obbligatorietà dei dispositivi, qui camerieri con la mascherina in un ristorante. Altri 5 decessi, siamo ai temi calabresi, 1.594 nuovi casi per il bollettino delle 17 di ieri che vi abbiamo anticipato attraverso il nostro portale. Risalgono comunque i ricoveri nei reparti ordinari, stabili le rianimazioni. E poi i temi della sanità, sanitari nel mirino a Vibo, l'ASPA aumenta la vigilanza, misura cautelare per il presunto aggressore di un medico.
La visita al nuovo ospedale della Sibaritide e fine lavori per dicembre 2023. Resta il nodo assunzioni. Occhiuto, dare incentivi ai medici, dice il presidente della regione, che è anche commissario della sanità. Cosenza, la bimba di 3 anni è fuori pericolo, una buona notizia. Sul decesso della madre c'è un'inchiesta a Castrovillari. Adesso il fatto di sangue avvenuto a Corigliano Rossano. Aquino inseguito dal killer e colpito da 4 proiettili. Sconvolta la città di Corigliano Rossano. Qui Pasquale Aquino in foto. Il corpo senza vita nei pressi dell'abitazione a Schiavonia. Matteo Cava fa il punto su questo fatto di sangue in questi ultimi giorni in Calabria. L'agguato nei pressi della casa a Schiavonia, come dicevamo, e per quanto riguarda le indagini proseguono. La situazione, la Sibaritide, teatro di delitti. Si respira un'escalation criminale, la reazione dura della politica. Solo un mese fa il duplice omicidio nelle campagne di Castrovillari. Voltiamo pagina, parte finale, pagine regionali Calabria, vertenza Calabria, salto di qualità. Scrive Massimo Clausi, regione, ma l'informativa senza dibattito ha lasciato l'amaro in bocca alla politica. I sindacati e il presidente Mancuso soddisfatti dell'esito del consiglio regionale di martedì che si è tenuto a Palazzo Campanella. Qui Giuseppe Graziano, capogruppo dell'UDC, ieri in consiglio nel suo intervento. Qui appare invece Tilde Minasi che si sofferma sull'aeroporto e porto di Saline e gli impegni del governo. La Minasi ha incontrato il sottosegretario Morelli. Turismo, Cetraro, Cariate e Roccella, nuovi fondi per i porti, per il disambiamento. E poi lavoro, in consiglio modificata la legge già impugnata dal governo, una nuova legge per stabilizzare i precari. Procura nazionale, no a Gratteri, al primo turno il plenum del CSM sceglie il procuratore di Napoli. Il capo della DDA sembrava in pole position, ma i consiglieri si spaccano, lui non commenta. Vedete qui Nicola Gratteri e Giovanni Melillo. Le reazioni parlamentari del Movimento 5 Stelle, non chiamatela sconfitta, dicono. Velocemente agli altri fatti della giornata, tutto da rifare per l'avvocato, siamo alla giudiziaria Cutro, la Cassazione annulla con rinvio, proscioglimento da rivalutare. Per la DDA il fratello del boss Grandaracri e la mente affaristica del clan, vedete Domenico Grandaracri in foto. E poi Crotone, guerra, non terregge più, il noto, vedete, street artist George sta realizzando un murales in un rione popolare, la canzone di Rino Gaetano. Riutilizzata sulla facciata di un palazzo, comune illuminato sull'arte urbana. E poi a Sant'Agata del Bianco, corrispondenza tra gli alunni e la regina Elisabetta. E ancora a Cosenza, ecco il turismo delle radici, primo dossier dei 2 docenti Unical. Siamo già alle varie province, iniziamo da Cosenza, poi Catanzaro e Reggio, PD al voto, basta con scelte calate dall'alto. Si sofferma Antoni Tursi Prato su tutto. Questo il candidato, io sono fermo al 900. Pecoraro semmai guarda all'800. Tursi alla vigilia del congresso, io penso al partito, altri sono interessati alle politiche. Torniamo sui territori e recuperiamo il legame con il popolo, dice. E poi la lettera, un'ora di ritardo sulla tratta Sapri-Cosenza, lettera firmata che arriva direttamente al quotidiano e soprattutto nelle pagine della provincia di Cosenza. Proseguiamo, lo dicevamo, con Catanzaro, la città si prepara al voto di giugno, ma ci sono anche altre notizie, parliamo infatti di turismo, vedete l'intervista, una svolta necessaria, con Tiziana Meloni l'intervista. Il bisogno di riprendere il cammino verso la destinazione Catanzaro, l'analisi di Meloni, rete albergatori Senia, sugli orizzonti per lo sviluppo del settore. Trasporti, funicolare, riapertura sempre più vicina, da lunedì gli interventi sull'impianto. E poi Erasmus, il bando per le borse di studi all'estero, il termine per la presentazione delle domande è il 19 maggio. Sanità, il programma ASPE, mammografie, il piano di recupero per le liste d'attesa. E poi scuola, buoni libro, pubblicato l'avviso per le domande. Ci occupiamo adesso ancora di Catanzaro, il comunale compie 5 anni, ieri l'importante anniversario per la squadra del direttore artistico Passafaro e domani si torna in scena con il teatro Rosso Simona e felici matrimoni. La pagina di
Reggio adesso, in conclusione, poi provincia, i temi della Locride per chiudere questo odierno appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Tra gli intoccabili e gran ritorni, consiglio comunale a Reggio, civico consesso, chiarificatore, il ritorno di Marcianò. Brunetti, l'assessore Calabrò, e resterà al suo posto, il rendiconto a giorni. Qui è Angela Marcianò, qui l'intervento conclusivo in aula del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. Università, basta scandali e malagestio, l'USB scrive lettera al ministro Messa, dicevamo Paolo Brunetti, qui è il sindaco facente funzione, nell'altra foto Angela Marcianò, ritornata da poco. Il centrodestra in ansia, ha ricevuto dal viceprefetto, restano 10 giorni, si rischia lo scioglimento, caso rendiconto, qui il centrodestra avanti alla prefettura. Poi Camera di Commercio, bandi di contributo, iniziativa a beneficio delle imprese. Parliamo di trasporti, ci sia Reggio dentro la sacca, l'assessore Battaglia incontra il presidente Occhiuto e Osso Marso. Sul tavolo l'avvio della metropolitana di superficie e un nuovo corso per gli scali. Tribunale, processo Lampo, riduzione della pena per Sebastiano Musarella, all'imputato è stata ricostruita l'istanza del continuato. E poi a confronto Porto di Saline e aeroporto dello Stretto, le rassicurazioni del vice ministro Morelli con l'assessore Minasi. L'impegno della Lega per la Calabria è sempre molto forte. La Nassi Laos inaugura oggi la mostra dedicata agli scrittori della Calabria. Era questa l'ultima notizia nelle pagine di Reggio. Ci occupiamo di provincia, siamo nella parte finale. Rivivono strade, cortile e quartiere a Rogudi, nel Regino, con il percorso Spazio Rizoma in campo. Tantissimi bambini del territorio. Primo appuntamento dell'attività sociale. Play, scendi a giocare con noi. E poi Juve in cameretta per Sebastiano, Melito, l'iniziativa coordinata dalla volontaria Sonia Labate, esaudito dunque il sogno del bimbo affetto dal tumore. E poi Bagnara Calabria, il caso associazione avviso ancora revocato, a Monasterace il ritorno della processione di San Giuseppe Lavoratore dopo lo stop per la pandemia. Vediamo la pagina della Locride, direttamente ad occuparci di scuole, gemellaggio antimafia, Locri, l'istituto Oliveti Panetta con il premio Levi di Torino nel 30° di Capaci. Videoconferenza con gli interventi di Don Ciotti e del procuratore aggiunto Lombardo, l'impegno delle giovani generazioni. Giornata diocesana del ministranti a Locri, al seminario vescovile, in comunione, partecipazione e missione. Vedete qui il seminario locrese in foto. E poi l'intervento, siamo Bovalino, proposte irricevibili, fallisce la lista unitaria contro Maesano, e dunque fallisce questa lista unitaria in vista del voto contro l'attuale sindaco che si ricandida, Vincenzo Maesano. Sfregio edile dalle vecchie fontane, denunce a Martone. E poi per quanto riguarda i temi della piana, Palmi, Barone, l'ex sindaco, affila le armi e piazza l'affondo sul tema dei tributi. La campagna elettorale si fa sempre più incandescente in quel di Palmi. Giovanni Barone, che si ricandida come primo cittadino, sfiderà l'uscente Giuseppe Ranuccio e l'altra lista guidata da Pino Ippolito. Il candidato a sindaco denuncia un aumento anche delle tasse. A Gioia Tauro, concorso in ricettazione e truffa, scattano invece qua 2 denunce. Vedete qui il commissariato di Gioia Tauro. E poi per la cronaca, furbetti del reddito di cittadinanza, scattano 23 denunce a Gioia Tauro. Al Tanum, sempre per la cronaca, condanne aumentate in appello, questo per quanto riguarda la giudiziaria. Polistena, una storia di resistenza, protesta e ribellione, anche Don Ciotti alla presentazione del libro sul giornalista albanese. Vedete da sinistra Michele Albanese, De Masi, Mariani, Donni, Cecciotti, e abbiamo detto il concorso di ricettazione e truffa, scattano 2 denunce a Gioia Tauro. E questa l'ultima news per quanto riguardava la pagina della Piana. Conclusione con Vibbo, l'ASPI cerca le contromisure, vedete l'ospedale dopo le recenti aggressioni al personale sanitario, ieri si è fatto il punto sul grave fenomeno e sui possibili rimedi, qui Michelangelo Miceli in foto. A Vibbo mare sporco, sopralluoghi per intervenire sul Sant'Anna. Poi nuovo ospedale, passo importante verso la costruzione, Nesci sulla convenzione tra provincia e regione, si interverrà finalmente sul fosso Calzone. Abbiamo completato di calcio, abbiamo parlato prima, la
vittoria del Real Madrid in Champions, e poi c'è spazio qui all'interno del quotidiano anche sul Giro d'Italia. Sarà un Giro d'Italia senza favoriti, domani partenza dall'Ungheria e poi vedete Conference League, altre notizie che riguardano le calabresi in vista della rush finale di campionato. Abbiamo così concluso con il quotidiano del Sud, non ci sono aggiornamenti sul nostro portale, sempre accessibile la pagina 24 ore al giorno per essere sempre aggiornati in tempo reale 24 ore come al solito con aggiornamenti continui. 13:30 il nostro TG News, la prima edizione del primo pomeriggio con tutti i fatti della Calabria, della provincia e della Locride. Vi aspettiamo domani per la rassegna stampa e per i quotidiani calabresi che ritroveremo nel nostro nuovo appuntamento firmato Telemia, sempre sul canale 76. A tutti voi una felice giornata, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti.